Lui si chiama Ippo e noi siamo la prima televisione a riprenderlo. Ha solo quattro giorni ed è un mix, è il figlio di un'asina eh, del Monte Amiata e di una zebra, ospitati in un eh, vivaio che sta alle porte di Firenze in via del Barco. Pensate, ci sono al mondo solamente tre esemplari di questa razza nuova che si chiama Zonkei. Ci siamo accorti che era rimasta incinta perché il, la zebra. Era riuscita a aprire il paletto della, dove stava il, la e nulla si è entro dentro e ha fatto la vola si sono innamorati, si sono innamorati, si sono innamorati e, e dopo 12 mesi ci siamo accorti: io pensavo fosse un ciuco, invece no, è venuto fuori questo, questo esemplare che non sapevo nemmeno come si chiamasse, perché so, tramite internet, abbiamo visto che si chiamava Zonkei, è il primo, è una Anima, il terzo animale in, nel mondo che esiste da noi: che specie ci sono qui? Allora, noi abbiamo dei, dei sciuchi della, della miata, poi abbiamo delle caprette tibetane, poi abbiamo degli emu, poi abbiamo delle cicogne, poi abbiamo, eh, in, 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 diciamo, quello che sono ancora più innamorato di tutti, eh, che sono due, due eh, cammelli, sì, e gli, e, al maschio gli abbiamo dato il nome il Carapone, perché a Firenze avevamo Canapone e mi piaceva Canapone e gli ho messo il nome Canapone. Ma qui come mai ci sono così tanti animali. Eh, perché siamo abbastanza innamorati di questi animali e quindi abbiamo iniziato con un cavallo che l'ippodromo eh, a fine carriera mandava a Macello, ci siamo appassionati, quindi abbiamo preso lui e da lì in avanti con tutti gli altri animali che ci ha portato alcuni tipo l'asinello della Miata l'abbiamo preso dalla forestale, eh, tutti i vari animali, poi ci sono stati portati alcuni dalle persone, alcuni da sequestri eh, di animali che venivano non erano tenuti regolarmente, eccetera. Eh, chissà in quanti ora vi faranno un po' la corte per questo, per questo esemplare. Sì, tantissime persone ci hanno telefonato, eh, vogliono venire a vederlo, poi c'è chi lo vorrebbe Solo acquistare, no, vorrebbero venire a acquistarlo ma non si vende perché anche se mi offrissero una grandissima cifra come i giocatori di calcio, no, non lo vendo perché è troppo, troppo interessante, poi mi piace, sono innamorato di tutti i miei animali, eh, la faccio no. per passione e rimarrà qui.